La giornata di oggi è una giornata memorabile per noi perché dopo tantissimi anni e dopo 15 mesi di insistenza siamo riusciti a portare la pediatria universitaria dal Pugliese Ciaccio alla sede naturale che è l'azienda Mater Domini. Per questo ringrazio Francesco Procopio, che è il commissario dell'azienda Pugliese Ciaccio, che ha dato l'assenso già da tantissimi mesi, Vincenzo La Regina, che è il nostro commissario, che diciamo, una delle prime cose che ha fatto ha reso disponibile l'accettazione dell'azienda Mater Domini, il direttore amministrativo Marchitelli, la dottoressa Caterina De Filippo, che sabato e domenica è venuta qui per sistemare tutte le cose, per metterci l'attivazione di questa unità, questo reparto, che è una, diciamo, un reparto molto importante perché prenderà in cura tutti i bambini affetti da malattie rare, ma che ha le varie discipline della specialistica e della pediatria che, diciamo, sono importanti per tutte le patologie pediatriche. Consideriamo la reumatologia pediatrica, consideriamo la gastroenterologia pediatrica, la ematologia pediatrica, la nefrologia pediatrica, l'endocrinologia pediatrica, la cardiologia pediatrica. Quindi abbiamo in testa di creare un centro che sia un centro di riferimento non solo per il territorio, soprattutto il territorio ionico della nostra regione, ma per la Calabria intera. E poi, diciamo, l'ultima chicca è quella della neuropsichiatria infantile. Diciamo, mai come ora abbiamo, diciamo, voglia di aiutare tutte quelle famiglie che hanno problemi con bambini con disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia. In Calabria c'erano delle piccole unità, ora invece stiamo creando un reparto che, appunto, grazie all'aiuto anche delle competenze, per esempio del professor Cambardella nel campo dell'epilessia, sarà sicuramente uno dei reparti più importanti del meridione d'Italia. Io sono Daniela Concolino e attualmente ho l'onore di dirigere questa unità operativa e ecco, oggi si conclude per noi un sogno che era proprio quello di poter vedere realizzata quello che avete visto qui. Ci sono voluti degli anni, ma intanto il sogno si è realizzato. È chiaro che questo è un punto di partenza e oggi c'è un ringraziamento globale a tutti quelli che ci hanno consentito di essere rapidissimamente operativi e continuare l'attività assistenziale che già avevamo senza fare alcuna sospensione. E questo un grazie va sia all'azienda che ci ha preso, ma all'azienda che ci ha ospitato tutti questi anni. E siamo già operativi con il DH e con la parte ambulatoriale. E questo spero a breve di potervi comunicare che si possa aprire anche una degenza ordinaria a completamento di una realtà pediatrica che la nostra è un po' particolare perché è dedicata a malattie croniche complesse, a malattie che richiedono un team e un approccio multidisciplinare, a malattie genetiche e a malattie rare, che è un punto di riferimento regionale da molti anni, ma che probabilmente oggi ha la possibilità di dare un'assistenza ancora più ampia. È chiaro che per la scuola di specializzazione questo è una spinta, è un entusiasmo, e la scuola di specializzazione è un bene prezioso per questa regione. Non ci sono pediatri, questa scuola ce la dobbiamo proprio mantenere e stimolare. Chiaro che in un ambito universitario gli stimoli e la formazione si amplia con le attività didattiche ma anche con le attività di ricerca a completare questo percorso formativo, che è l'altro grosso aspetto. Certo, questa non è un'inaugurazione, questa è attualmente la comunicazione che il sogno si è concluso, perché poi l'inaugurazione ufficiale dell'unità operativa
spero la possiamo fare a breve, quando abbiamo completato e terminato l'allestimento di tutti gli altri spazi, perché in questa prima fase in 5 giorni era necessario non sospendere l'attività assistenziale e quindi dedicarci a quello che dovevamo garantire a un'utenza che era già programmata. E questo però è un sogno ed è un ringraziamento che faccio io, ma lo fa tutto il mio, tutto il mio gruppo, senza il quale non avremmo potuto fare in 5 giorni quello che vedete.